Radio Radicale, siamo con Federico Fornaro, presidente dei deputati di LeU, per parlare un po' dell'emergenza. Allora, domani ci sarà questo dibattito sulla proroga dello stato d'emergenza e oggi il ministro Speranza ha detto che ci sarà il comitato tecnico-scientifico alla fine d'agosto e che la priorità è di riaprire tutto quanto. Allora, dove stiamo andando? Beh, dobbiamo essere prudenti e attenti. I dati sulla diffusione della pandemia nel mondo ci indicano che queste settimane sono tra le peggiori dall'inizio, della diffusione del Covid e quindi occorre tenere alta l'attenzione perché altrimenti rischieremo di buttare a mare tutti i sacrifici che sono stati fatti in questi mesi. Ritiene che ci sia un'emergenza immigrazione da questo punto di vista con questi arrivi? Allora, Di Maio ha consigliato di affrettare i rimpatri. Qual è la linea da seguire? Esiste un problema di relazioni da questo punto di vista con la Tunisia e credo che sia stata giusta la visita della ministra Lamorgese. Non siamo di fronte, i dati lo dicono chiaramente, ad una invasione. Questo è funzionale alla propaganda della destra che non avendo altri argomenti si è buttata su un classico che gli ha sempre reso da un punto di vista propagandistico e poi elettorale. Bisogna sempre cercare il nemico fuori. E invece, come dire, i problemi degli italiani ci sono strutturali, ma certamente non dipendono dall'arrivo di qualche povero Cristo sulle spiagge italiane. Senta, ritiene che l'immagine dell'immigrato col barboncino o quell'altro con il trolley abbia distorto un po' l'immagine di queste? Io credo che, come sempre, diciamo, le tecniche di propaganda che sono vecchie come il mondo, quando vogliono costruire un'immagine riescono a farlo. Basta parlare, credo che sia capitato ad ognuno di noi, con qualcuno di queste ragazze o di questi ragazzi che sono arrivati sui barconi e sono tutte storie complicate, difficili, di disperazione in molti casi o comunque fuga dalla povertà assoluta. Questa è la fotografia, dopodiché i flussi vanno regolamentati, bisognerebbe riaprire i flussi legali, per esempio occorre avere una politica per l'immigrazione. Giovedì sera avremo, spero, l'ultimo incontro tra le forze di maggioranza proprio sulla revisione dei cosiddetti decreti sicurezza, o sarebbe meglio dire insicurezza, perché di fatto quei decreti Salvini hanno creato e generato maggiore insicurezza, e credo che questa sarà una risposta giusta ed equilibrata su un problema epocale come quello dei flussi Quindi vi migratori. avviate a cambiare i decreti di sicurezza? Pensa che è cauto, ha un ottimismo cauto da questo. Ma io sono stato dall'inizio di questa attività che abbiamo fatto grazie, devo dire, a un impegno, un'intelligente applicazione della ministra Lamorgese, ottimista, anche perché, lo ricordo, è nel patto di governo, nell'accordo di governo, la revisione dei decreti Salvini. Abbiamo ottenuto che non fossero limitate solo alle osservazioni, pur importanti, che fece a suo tempo il Presidente della Repubblica, e quindi stiamo lavorando ad una riforma molto più strutturale. Bene, la ringrazio Federico Fornaro di LeU.